Ok, adesso andiamo ad inserire il tetto. Ci spostiamo nel quadro del tetto, manteniamo sempre il piano sotto passivo in modo tale da avere un riferimento. Il quadro del tetto conterrà ovviamente dei muri, sono i muri che arriveranno fino al livello del tetto. Diciamo i muri del sottotetto. Eccoli qua. Ora, questi muri in questo momento arrivano al livello superiore standard del quadro, quindi arrivano molto in alto, come si vede. I livelli del tetto in Alplan sono gestiti attraverso questi pulsanti, in cui si possono inserire i livelli, modificarli, copiarli e così via, inserire abbaini, per esempio. Si possono pensare come delle superfici trasparenti, in questo caso non sono orizzontali ma inclinate, secondo un determinato angolo. E che delimitano poi gli oggetti architettonici che sono presenti nella scena, in questo caso i muri. Andiamo a dare un angolo, per esempio 20 gradi, si possono anche creare tetti a più falde, per più punti, oppure, non so, mansarde, tetti a botte, così via. Queste opzioni di immissione ci sono per la maggior parte degli oggetti architettonici e permettono di creare oggetti anche multipli, sommando o sottraendo superfici. Non è il nostro caso, dunque utilizziamo uno spigolo inferiore, è 5,7, è diciamo il livello inferiore di questo quadro, che è il quadro del tetto. Come altezza di gronda possiamo mettere per esempio 6. Come spigolo superiore si utilizza sempre un valore abbastanza alto, tanto il tetto non arriverà mai a questa quota, perché si fermerà in base a come viene tagliato rispetto agli spigoli. L'angolo 20 gradi va bene, possiamo inserire o l'angolo o la pendenza, l'altro si aggiorna automaticamente. Andiamo ad inserire il tetto, lo si può inserire utilizzando gli snap, altrimenti se si vuole un tetto che esca rispetto al livello del muro, si può inserire una distanza, per esempio 50 cm, e in questo caso abbiamo il tetto che esce di 50 cm. Dopodiché andiamo a dare la pendenza sugli spigoli, dove vogliamo che il nostro tetto abbia una pendenza. Per esempio, diamo queste tre pendenze, qui lo lasciamo aperto. Facendo chiudi, già vediamo che i muri si autoposizionano e si autoadattano a questi livelli invisibili che sono i livelli del tetto, livelli che si possono vedere nella visualizzazione tridimensionale. Andiamo ora ad inserire la copertura, il manto di copertura. Il manto di copertura, questo qua, è un solaio particolare che si appoggia sopra i livelli presenti nella scena, in questo caso il livello del tetto. Se non ci fosse il livello del tetto si appoggerebbe sopra il primo livello disponibile, che sarà il livello standard inferiore. Si possono avere più strati, per esempio noi ne abbiamo già creati due. Uno è la struttura del tetto, con lo spessore di 15 cm, e l'altro sono le tegole. Questi poi si possono sistemare come tipo di gronda o di colmo, e gli si può dare anche un materiale. Facciamo ok, andiamo a cliccare sui quattro punti del tetto, esc, ed ecco qua il nostro tetto finito, semplice e veloce. Ok, andiamo adesso a vedere il nostro oggetto completo. Direi che assume già una forma. Qui manca la ringhiera, è sempre meglio metterla se vogliamo che passi in comune il progetto, magari. Quindi andiamo a prendere il primo piano e teniamo il piano terra passivo sullo sfondo. Dopodiché utilizziamo uno strumento che è lo strumento ringhiera. Potremmo anche modellarla come oggetto tridimensionale e poi magari salvare una tipologia di ringhiera in archivio. Però c'è uno strumento molto utile in Alplan che è lo strumento ringhiere. Si trova qua. Si possono creare diverse tipologie di ringhiere, si possono tagliare, modificare. Dopodiché, nelle proprietà, si può andare a creare gli elementi, corrimani, montanti, campi. Queste sono poi salvabili in archivio. Ok. Dopodiché, ci mettiamo in questa visualizzazione. Possiamo, per esempio, seguire
la forma del solaio. Un campo. Secondo campo. E terzo. Andiamo a vedere, c'è la nostra ringhiera, si può anche fare molto più complessa, si possono aggiungere modanature, per esempio, altre cose. Va bene. Un'altra cosa molto utile in Alplan è questo strumento, profilo parete, è a tutti gli effetti un muro, però invece di essere verticale, ha una forma qualsiasi che può essere caricata attraverso uno dei profili che abbiamo salvato in memoria, o altrimenti si può creare da zero. Questo è molto utile perché serve per creare tutte quelle cornicioni, modanature, basi, cioè quei muri che hanno una determinata forma, non sono dei muri semplicemente verticali, ma hanno una loro sagoma, una loro sezione particolare, che girano intorno all'edificio, per esempio. Essendo dei muri, questi si autoraccordano sugli angoli. E dopo si possono per esempio trasformare in oggetti tridimensionali per essere portati ai vari livelli di altezza. Facciamo un esempio. Andiamo per esempio al piano terra dove vogliamo fare una bella base. Innanzitutto la creiamo questa base. Proprio come un CAD 2D utilizziamo la linea. Non so, facciamo 10 centimetri. Arriviamo fino a 1 metro di altezza. Poi sporgiamo di 15, 15, ecco qua. Forse un po' grossa, ma insomma, tanto per dare l'idea. Questa sagoma che abbiamo creato la possiamo poi salvare nel nostro archivio, nel nostro catalogo. Prendiamo come punto d'inizio del simbolo il punto più in basso. Utilizziamo queste opzioni, ci sono anche l'utilizzo di simboli intelligenti che sono un po' più complessi. E andiamo a salvarlo qui in fondo come base villetta. Ok, questa la sagoma la possiamo anche cancellare, tanto adesso è salvata in archivio. È sempre meglio, quando si tirano questi profili, utilizzare un quadro vuoto. Perché, essendo anch'essi dei muri, vanno poi ad influire, specialmente negli angoli, con i muri già presenti. Quindi si utilizza un quadro vuoto, mantenendo sempre sotto il quadro di riferimento. Dopodiché si vanno a tirare queste pareti. Abbiamo la nostra base villetta, qui si può vedere l'animazione, ma essendo un 2D non si vede nulla, quindi è sempre meglio togliere l'animazione per vedere le sagome. Come layer andiamo a sceglierci la base. Andiamo a sistemare le altezze tramite questo pulsante. Qui l'altezza è un'altezza assoluta rispetto ad una quota di riferimento. Noi vogliamo rispetto alla quota 0, alto 1 metro, va bene. E poi niente, poi andiamo a tirare questo muro. Questo muro poligonale, questo profilo parete. Ovviamente passerà sotto le finestre e in questi punti qua. Si può far girare oppure anche no. Completiamo. Ovviamente negli angoli si autoraccorda col muro precedente. Ecco fatto. Andiamo a vedere. È una bella base grossa, però insomma, per dare l'idea di come funziona. Bene, questo qui sono tutti oggetti architettonici. Si possono trasformare in oggetti tridimensionali attraverso la funzione. Una funzione che è questa qui, converti elementi. Si può convertire gli elementi di architettura in costruzioni 2D, quindi li schiaccia praticamente sul livello 0. Gli oggetti architettonici in corpi tridimensionali, cosa che faremo noi, oppure altre cose, le costruzioni 2D in linee 3D e varie. Noi scegliamo la seconda, evidenziamo tutto e lui diventa un corpo tridimensionale. Cioè, formalmente rimane la stessa cosa, però diciamo graficamente rimane la stessa cosa, però cambia la tipologia, non è più un oggetto architettonico, ma è un corpo tridimensionale. Dopodiché
Ctrl X e andiamo ad inserirlo nel suo quadro di riferimento che è il piano terra. Eccolo qua. Analogamente possiamo andare a fare una modanatura che gira tutto intorno alla casa, per esempio a livello del primo piano, una specie di marcapiano che passa per esempio a questo livello qui e che definisce anche il terrazzo, sempre con lo stesso metodo. Quindi prendiamo il primo piano di riferimento, prendiamo un quadro vuoto, andiamo a prendere qualcosa che abbiamo già in archivio, per esempio, non so, questo, un po' pacchiano, però andiamo a dare una modanatura come layer. Come altezza, beh, qua essendo a 3 metri rispetto al livello 0, da 3 metri dobbiamo togliere 14 cm in modo tale che arrivi al livello del solaio. Ovviamente in tutte queste finestre si possono inserire anche operazioni aritmetiche e vengono generate poi tutte da Alplan. Infatti Alplan ha già calcolato il valore. E poi anche qui andiamo a farci due giri intorno alla casa. Qui è meglio tenere il livello sotto in modo tale da avere il riferimento di dove siano in realtà i muri, quindi il piano terra. Riprendiamo il nostro strumento. Ok. E facciamo il giro intorno alla casa. Andiamo a vedere se va tutto bene e direi che non abbiamo sbagliato nulla. Ok, vediamo l'oggetto nella sua completezza. Questa è la nostra villetta, insomma non è il massimo, insomma, fa anche un po' schifo effettivamente, però insomma per essere una villetta fatta in pochi minuti non è niente male.